sì, dico, ha l'obiettivo di riunire le Sì, famiglie. attualmente è nata in realtà da un gruppo di persone che si frequentavano già prima e avevano problemi, ambizioni, desideri comuni, cioè quelli di partecipare alla vita culturale, sociale del paese, andare ai propri impegni lavorativi e familiari. In un contesto però conciliante rispetto alla famiglia, perché insomma il mio comune denominatore erano appunto i figli ancora in età piccola. E quindi noi abbiamo iniziato a svolgere delle attività rivolte sia ai grandi, in realtà coinvolgendo le famiglie, ma anche i teenagers, cioè i liceali di Conversano, quelli che frequentano i licei di Conversano. Quindi in realtà abbiamo una fascia di utenza, se così si può definire, ampia, e va dai bambini di 5 anni alla La vostra sessantenne. associazione collabora con altre associazioni? La nostra associazione collabora ufficialmente no, cioè come istituzioni no, però in realtà molti di noi poi aderiscono a iniziative di altre associazioni e quindi c'è questa sinergia. Abbiamo fatto diverse cose l'anno scorso con i presidi del libro, ad esempio il concerto per De André o altre iniziative con la biblioteca dei bambini, aspettando la biblioteca dei Ecco, con chi vi siete bambini. confrontati in In quel quell'evento? caso in realtà si trattava soltanto di eventi organizzatici, cioè di una collaborazione organizzativa di un evento, quindi non è proprio un processo comune, insomma, condiviso su un obiettivo più Ecco, perché ampio. in effetti si parla, stavo parlando di collaborazione perché nello scorso dibattito uscì il problema della mancata sensibilità del cittadino, quindi ci sono molte associazioni presenti di numero appunto sul nostro territorio, ma che in realtà non collaborano e che quindi c'è questa scarsa sensibilità appunto del cittadino conversanese. Ciccio, secondo te perché molte associazioni hanno appunto questa forma di concorrenza? Io devo portare, diciamo, la mia esperienza personale. Io ogni qualvolta ho cercato di collaborare, di avere dei partenariati, perché diciamo, il termine adatto da utilizzare quando bisogna fare un progetto oppure fare un'iniziativa, bisogna trovare dei partner e devo dire non ho mai avuto questo tipo di problema. Riconosco che c'è una certa chiusura perché il mondo dell'associazionismo è frammentato, conversano, ma un po' ovunque, spesso e volentieri non ci si conosce perché manca uno strumento fondamentale in un paese per far sì che le associazioni si conoscano, e cioè manca la consulta del terzo settore. Mancando questa consulta, che deve essere un organo istituzionale, che deve permettere alle associazioni e al mondo del terzo settore di stare tutti seduti intorno a un tavolo, ovviamente è molto complicato riuscire a conoscere le realtà che ci circondano, Sì. anche perché chi fa associazionismo, loro qui lo sanno, lo fa anche, diciamo, nei ritagli di tempo, sobbarcandosi anche, cercando di districarsi con impegni familiari, lavorativi e di altra natura. Sì, e quindi la nostra realtà, diciamo, è positiva. Naturalmente, la collaborazione, magari, come diceva il presidente dell'associazione con loro, ci vorrebbe proprio che fosse istituzionalizzata, Sì. ecco, in modo tale che tutti potremmo, ci fosse più informazione, ecco, in modo tale Quale che tutti sarebbe secondo te potessero. appunto un inizio? Ma io credo che comunque se ne debba occupare la giunta comunale di questa cosa per il paese, perché il terzo settore va istituzionalizzato da loro, non siamo noi, ci mettiamo tutta la buona volontà, però è naturale che dobbiamo essere aiutati in questo senso. Anche quando abbiamo questi finanziamenti pubblici, dobbiamo proporre dei progetti alla regione. Molte Sì. volte questi progetti non vengono accettati perché magari sono sbagliate alcune cose nella scrittura del progetto, in tante cose, quindi dovremmo essere guidati un po' di più. Secondo me non siamo guidati in questo Ecco, senso. sì, ecco, da Toma, che fa parte della, anzi, tu sei, vuoi ricordarlo, il presidente No, o io l'attuale sono tra i presidente soci fondatori dell'Associazione dell'associazione Culturale La Teatrale. Compagnia di Marienbad. Ecco, si stava parlando di sinergia Sì. tra associazioni e di collaborazione. Quindi la vostra associazione collabora con associazioni esterne?
Sì, è uno dei nostri capisaldi, la possibilità di collaborare, di unire le forze, di unire gli interessi, gli orizzonti, insomma con chiunque abbia a che fare con, in maniera anche relativa a ciò di cui ci occupiamo, che è un ambito prettamente culturale. Cioè. E quali sono i vostri obiettivi? Beh, i nostri obiettivi sono di produrre spettacoli teatrali innanzitutto, perché è la nostra principale attività. Promuoviamo la cultura anche attraverso il laboratorio di scrittura creativa, che credo sia uno dei pochi nella provincia di Bari attualmente in corso, e credo l'unico a conversarlo, ma non ne sono informato. Assolutamente diffondere dei contenuti che diciamo si ritrovano raramente nelle altre associazioni o contenitori o insomma situazioni che poi si vengono a creare. Ecco, dal punto di vista territoriale, voi trovate riscontro da parte del cittadino conversanese nel far parte della vostra associazione? Ma guarda, da cittadino conversanese relativamente. Noi non contiamo molti iscritti, siamo intorno alla 30-40 e siamo una piccola realtà, ma mi avrei paura se ne fossimo un centinaio, perché poi diventa gestibile. Difficilmente gestibile, perché noi stiamo mirando a costituire una compagnia teatrale. Conoscendo anche le realtà degli altri paesi associativi, perché giro molto. Sono molto di meno. Devo dire che Conversano ha una offerta. Ma non è forse proporzionato al numero degli abitanti? Beh, diciamo che già avere 96, tu dicevi, associazioni. Mettiamo, ma sono facendo, soltanto di numero, ecco, non facendo che operano davvero. Facendo un'ampia scrematura, se arriviamo ad averne pure 30, 40 realmente reali. Attivi, io credo che per una popolazione di circa 27.000 abitanti non sia un risultato pessimo. Il discorso è un altro, se mi permettete diciamo di dilungarmi un minuto. Io al rischio di diventare noioso, ogni qualvolta parlo di associazionismo, non si può, nella maniera più assoluta, non parlare del principio di sussidiarietà, che è quel principio sancito con la modifica della Costituzione nel 2001. Perché? Perché la sussidiarietà dà un potere, ma dà anche delle responsabilità al cittadino organizzato in associazioni o in organizzazioni di varia natura. Ritengo che Conversano ha risposto discretamente a questo appello fatto da questa modifica. Ripeto e insisto, uno strumento come quello della consulta aiuterebbe, della consulta comunale del terzo settore, prevista dallo statuto comunale, quindi non lo invento io, è prevista proprio dalla norma del nostro comune, aiuterebbe le associazioni a conoscersi, conoscendosi, migliorare i rapporti, aumentare la possibilità di produrre e di fare progetti, diciamo, anche in rete, e questo determinerebbe anche un avvicinamento maggiore da parte dei cittadini. Gli studi recenti sull'associazionismo dicono questo: uno non decide di aderire a un'associazione così, per partito preso a prescindere. Chiaro. Il coinvolgimento nell'attività associativa è determinato dalle attività che l'associazione pone in essere. Quindi, più attività fai, più sociali, perché più persone si avvicinano concretamente. Ovviamente a devono fare. Coprirli. Volevamo salutarvi e ringraziarvi e vi auguriamo un buon pomeriggio e arrivederci al prossimo dibattito. Ciao, ciao.